Io sono rimasta sinceramente stupita da questa manifestazione organizzata a Isola, è veramente organizzata da menti illuminate. E io sono al debutto come scrittrice, mi sono sentita perfettamente a mio agio. E questo libro io l'ho già dedicato alla mia famiglia, ai miei bambini, eccetera, però avrò nel cuore sempre Isola Vicentina perché ha segnato il mio debutto di scrittrice. Spero di scrivere ancora, ma questa serata non me la dimenticherò Allora, mai. sono ben felice di avere accettato di venire a presentare il libro di Mirella Dalzotto e lo presento con gioia ed entusiasmo perché ho trovato in esso la freschezza dei bambini. La scuola è fatta per tutti i bambini e ciascun bambino può dire le cose che ha nel cuore e qui proprio si leggono la spontaneità, la generosità, la gioia di vivere che hanno i bambini, perché i bambini guardano il mondo con stupore e bisogna saperlo guardare noi adulti insieme ai bambini e guardare i bambini e imparare da loro. Non lo sapevo neanche, mi trovavo a firmare le carte, perché se meglio devi fare l'esame a Roma. Sono andata a Roma così contenta, dico, figurati che vengo fuori da questo posto che è Vigardolo, che è niente, insomma, non è un paesuolo, e invece mi è andato bene lo scritto, poi in orario ho portato tutte le sperimentazioni che avevo fatto. E mi è andato bene e sono andata a Masone. A Masone Vicentino ho cominciato nell'81 a fare il dirigente scolastico e ci sono stato per 26 anni. E quindi mesi pochi, no? E ho visto passare tante persone. E una che è passata, che mi è rimasta nel cuore, si chiama Mirella Dalzotto. Perché lei è Rizza e me l'ha raccontato una sera, me l'ha ricordato perché non potevo ricordarlo io. Una sera mi ha detto appunto che le prime volte lei veniva al collegio docenti tutta ben preparata perché lei aveva studiato, una persona molto molto attenta alle cose. Leggeva questo al collegio dei docenti, ad esempio sull'italiano, sull'italiano, e tutto il collegio tace. E allora dice, quando poi ho cominciato a fare scuola, ho visto che la vostra scuola era una scuola diversa. Perché si ispirava a dei valori che ho cercato di dare alla Mirella e che lei penso, e sono convinta, che ha raccolto e ha fatto suo. Prima il signor Brando, che adesso è andato via, diceva che tutta la scuola è un po' dimenticata, è un po' trascurata, è tutto vero. Però io non credo che siano i soldi che fanno la scuola, io credo che siano le persone. Cioè, noi non avevamo la palestra, ci siamo imposti. Siamo stati fuori, quando piove, via tutti i banchi, lo facciamo in classe. Cioè, non è avere una struttura, e lo diceva Martelloni, lo ripeto qui a testimonianza di questo quanto sia vero, non occorre avere una struttura, perché la struttura, come questa così bella, eccetera, è bella perché dentro ci sono delle cose belle. La struttura è poco importante, sono importanti gli uomini e le donne e il pensiero degli uomini e delle donne. Allora, man mano che Mirella lavorava con noi, ha visto che si lavorava a classi aperte, a gruppi di alunni e soprattutto nei laboratori. Questi valori del laboratorio, del fare insieme ai ragazzi, del saper fare, è una dottrina corretta secondo me. E noi l'abbiamo presa, mediata, da un grande personaggio che si chiama Don Lorenzo Milani, a cui ho voluto che il mio istituto di Mason fosse intitolato proprio a Don Lorenzo Milani. Lui nella sua breve vita, perché è morto, che aveva 40 anni, 45, 44, è morto con i suoi ragazzi, lui abitava a Barbiana, Barbiana è sull'Appennino verso Firenze, cioè in Toscana. Noi siamo andati anche a trovarlo, purtroppo lui era già morto, chiaramente. Siamo andati a trovarlo e abbiamo visto che lui non aveva grandi classi, non aveva la tecnologia che abbiamo noi, alla quale ci fidiamo, a cui ci affidiamo. Per la tecnologia non è vero, perché se ci manca la corrente elettrica o se ci manca quello che la fa andare, quella non va. L'uomo, la persona, il bambino, la donna, il bambino e l'uomo che lavora in una scuola, la corrente ce l'hanno dentro e continuano a farlo indipendentemente da una lavagna multimediale che non funziona, perché deve essere dentro di te che funziona la cosa. Quindi sono strumenti, se ci sono mi va bene, se non ci sono non importa. E quindi la Mirella ha cominciato a capire, ma l'aveva già capito perché era una donna intelligente, guardando come si faceva a scuola,
E io allora ero scatenata, nel senso che si studiava molto, perché io queste cose le ho sempre sentite nel cuore, per quello vi dico, nessuno ve le può insegnare, quasi ci sono degli insegnanti, nessuno vi insegna delle cose, vi insegno questi bambini che crescono con voi, ma voi dovete avere l'umiltà di capire questo. Non di mettersi sopra il bambino come se fosse un vaso da riempire. Nessuno è un vaso, tutti hanno qualche cosa da dare e qualche cosa da dire, i bambini più di tutti, perché non hanno filtri, perché sono diretti, mentre a volte noi, quando parliamo giustamente, siamo anche schermati, nel senso che diciamo immediatamente quello che pensiamo. Quando leggete questo, vi accorgete che i bambini non hanno schemi, non hanno filtri, vi dicono quello che pensano, per quello impariamo noi adulti e imparano loro da noi, perché i nostri comportamenti sono molto importanti. I bambini ci guardano anche se voi pensate che non ci guardino e non capiscono. Capiscono molto più di quello che capiamo noi adulti, perché noi adulti non abbiamo i filtri, ma abbiamo una mente che cancella anche, nel senso che sono legittimato. Mentre i bambini, lei l'ha detto giustamente, i bambini hanno lo stupore. Ecco, sarebbe bello invecchiare avendo stupore. Ecco, della Mirella io posso dire che ogni volta che la vedo sempre stupita, interessata a capire. Ehi, la Bruna, un'altra maestra è quella che arriva adesso, che ha lavorato con noi contemporaneamente, con la Mirella. E abbiamo fatto il tempo prolungato a scuola, quando la scuola chiudeva a mezzogiorno e mezzo. Noi le abbiamo fatte chiudere alle 4, alle 5, poi andavamo avanti, avevamo gente che veniva a fare ginnastica, a ballare. Ecco, il nostro ballerino, come si chiama il ballerino nostro? Samuel, però, ecco, è nato nella nostra scuola. Io sono fiera perché ogni tanto mi scrivo, dico, ti ricordi la tua vecchia direttrice? Sì, dice, mi ricordo. Stavamo parlando di te, come sei arrivata? Sì. E quindi stavo dicendo che la nostra scuola intanto ti arriva direttamente da Don Lorenzo Milani, che è quello che ha dato proprio alla scuola di Barbiana l'impronta corretta di quello che devono essere gli insegnanti e i ragazzi. Non si deve guardare che ragazzi sono, se sono ricchi, se sono poveri, se hanno soldi, se hanno, dalla scuola, dallo stare insieme e dal operare dentro a dei laboratori. E questi laboratori li abbiamo fondati proprio a Masò, insieme alla Mirella, alla Bruna, all'insegnante Pinar San Cirito, a tante persone che ci hanno aiutato e che non ci hanno ostacolato, anzi hanno detto che quello andava bene. Però i genitori venivano riuniti da me una volta ogni 15 giorni, cioè si doveva dire perché facevamo queste cose, e quello è stato la chiave di volta, la chiave vincente. Cosa diceva Don Milani? Che bisogna avere attenzione sul bambino, sul ragazzo, non lasciarsi distrarre da tutte le distrazioni che c'erano già allora e oggi sono raddoppiate con la tecnologia, con tutto quello che noi abbiamo a disposizione, che comunque per me devono essere solo un aiuto, non devono essere mai un fine, un mezzo. Passa attraverso, certamente, anch'io a volte dico, ma cos'è scritto qua? Ma aspetta che vado a vedere chi era, me lo guardo in internet e poi chiudo, perché non mi interessa altro, mi interessa di sapere alcune cose velocemente. Ma la tecnologia è una cosa bellissima e sarà il futuro delle nostre generazioni, ma dobbiamo saper usare, perché mi pare che oggi tutte queste persone che guardano, che sono lì, che fanno così, andate in una pizzeria, andate fuori in un ristorante e voi vedete quattro persone, quattro cellulari, ognuno lavora per conto proprio. Ora la scuola deve fare proprio il contrario, deve fare in modo che ci sia la socializzazione, che ci sia un raggruppamento, le persone insieme ragionano, parlano, si esprimono, e allora quando sono più persone, insieme riescono a fare un progetto, a capire come andare avanti, se è sbagliato tornare indietro, se è sbagliato ma dove abbiamo sbagliato, perché così si insegna alle nuove generazioni, ai bambini e ai ragazzi, a prendersi responsabilità dei problemi, a capire che il problema non dipende da lui, ma che la soluzione viene data insieme, se c'è una soluzione, se no ci sarà sempre una ricerca. Ecco, quello che a me è piaciuto di Don Milani è tutti i bambini
bambini hanno diritto ad avere l'istruzione. E lui diceva, e noi l'abbiamo aggiunto tante volte, l'abbiamo scritto in tante parti, che l'educazione e la cultura costa, ma l'ignoranza costa molto di più. E ci costa a livello sociale molto di più di quello che costa la cultura. Quindi la scuola è educazione, è formazione, ed è formazione guardando al ragazzo, guardando al bambino e allo sviluppo che lui deve avere, e poi in prospettiva per il futuro, perché queste sono le nuove generazioni. Adesso noi abbiamo tante bambini, ho visto, sono andata nelle scuole, tanti bambini extracomunitari, tante persone che vengono da lontano, da altre culture. Ecco, indipendentemente dalla cultura corrente, da quello che si sente, quando si è a scuola, tutti i bambini hanno diritto ad essere istruiti, ad essere amati e ad avere gli strumenti per capire come poter cambiare. Gli strumenti sono una leva, quando viene una forza per alzare una cosa, c'è una leva che mi aiuta. Ecco, i bambini hanno bisogno di sapere che tutti gli strumenti che ci sono a disposizione sono soltanto un mezzo, perché il fine è quello di capire quali sono i problemi che abbiamo davanti, e saranno problemi molto difficili da superare, però bisogna dare ai bambini la speranza. Ecco, quello che mi piace nella lettura che ho avuto del libro di Mirella è che dentro c'è ironia, c'è gioia di vivere, c'è l'autoironia, che lei si autoironizza, nel senso che alcuni bambini le dicono delle cose e dicono, è vero, però ho detto questo, ad esempio le comari che guardavo prima, le ha divise, il ragazzo molto saggio, intelligente, dice, inutile che ti dividi, maestra, perché mio papà dice che quando lui si mette in mezzo alle amiche della mamma succede di uguale. Difatti, bambina a ricreazione, una in fondo, l'altra in fondo, tac, si sono subito riuniti. Anche lei ha avuto un pensiero, anche lei ha cercato di risolvere un problema, ed il problema si risolve poi insieme. I bambini sono piccolini, poi crescono e hanno delle intuizioni che io non so dove vado a trovarli, non ce le ho neanche io. E quanto abbiamo a Don Milani? Bambini che venivano e camminavano, posetti qua, ascoltatevi, per un paio di ore per andare a scuola. Perché il paese di Barbiana è abbarbicato sulla montagna, sulla collina. E lui lì è riuscito ad avere intorno a sé delle persone a cui ha dato proprio gli strumenti della conoscenza. E li ha formati insieme. Questi bambini arrivavano, pioggia, vento, neve, bisognerebbe fare scuola 365 giorni all'anno, sempre. E questo cosa ci dice? Che non occorre che tutti vengano a scuola e siano lì seduti sul banco, che noi quando siamo fuori, come in questo momento, in tutti i momenti, facciamo educazione. Questo voleva dire lui. Noi siamo sempre educatori e i bambini guardano che cosa sei tu. Parlava prima il signore che è andato via a pranzo, diceva le bugie, non so dire le bugie ai bambini. Non solo non dire, i bambini capiscono subito se dici le bugie, se sei una persona che non è onesta, che non dice le cose, che non fa per il loro bene, lo capiscono immediatamente. E questo ci mette sulla strada che sta conducendo Mirella. Quindi mi è piaciuto che abbia raccolto queste cose, perché tutti noi, anche Tim Bruna, tutti abbiamo raccolto cosa ci dicevano i bambini, però così, diciamo, sistematico. Da un settembre a un giugno lei si è messa e ha poi raccolto, e ha messo bene, perché le ha messi giusto in lingua italiana corretta, perché dopo i bambini lo devono leggere, non sempre i bambini rispettano la lingua italiana, la stanno imparando, è uno strumento. E quindi io sono felice di poter presentare questo e di dire ai maestri e ai genitori che ci sono qua dentro che la prima cosa che si deve guardare è guardare alla spiritualità e guardare al bambino nella sua interezza. Seconda cosa, sapere che tutti gli strumenti che abbiamo, se non c'è la corrente, se non ci sono le dinamo, se non c'è il generatore, quelle cose sono morte. Mentre un uomo, una persona, una donna sono vivi e continuano anche senza la corrente elettrica. Si stacca la spina e io continuo a parlare. Adesso la spina è attaccata. Era una battuta questa. Per cui, è la frase che ci ha colpito e che abbiamo discusso molto insieme, e i miei maestri, poi è diventato un istituto comprensivo, soprattutto i professori,
facciamo molta fatica a capire, perché i professori hanno come l'idea di una scuola rigida, alcuni professori. Allora l'istituto comprensivo, quando è diventato comprensivo della scuola media, con la materna si andò bene, con l'elementare si andò anche bene, lo scoglio è la scuola media, perché qui si deve fare uno scalino, si deve fare qualche cosa di più. Allora io ho fatto una battuta tratta da Don Lorenzo Milani, basta leggerlo, no? Che è Gianni. Gianni è un bambino che va a scuola volentieri, che non è però molto acuto, è un bambino che ha dei problemi. Allora lui dice, la scuola, quella normale, quella che frequentava il bambino giù nella scuola media di Barbiana, giù nel, da basso, quindi chiamo da basso, perché bisogna andare su per andare a Barbiana, dove c'era lui come sacerdote, messo in castigo dalla curia di Firenze. Dice, Gianni è un bambino che viene a scuola, un ragazzo che viene a scuola, è stato bocciato dalla scuola dello Stato. È una scuola che boccia, è una scuola che non cura. È bocciata anche lei, perché dice, nessun sano va a farsi ricoverare in ospedale. Si ricovera in ospedale chi è ammalato. E allora l'ospedale si fa il suo dovere e tutti quelli che ci sono dentro fanno il loro dovere. Non dicono va via che sei ammalato, vieni che ti curiamo. Questo è il capovolgimento. Noi siamo partiti da qua, tutti siamo Gianni e tutti possiamo essere bocciati. Allora non dobbiamo essere bocciati, ma dobbiamo capire perché non facciamo le cose, perché non vengono fatte bene, cosa va bene per me. Fare i livelli di apprendimento, le persone arrivano, cioè me adesso se mi mettete qua, il Signore si alza e mi parla in arabo, magari mi capisco qualche gesto, ma non capisco niente. Un altro mi parla in inglese, io studio inglese un po', ma mi parla in inglese bello, mi ho messo, cos'è, capisco una parola su 20? E allora io sono tagliata, sono bocciata, giusto? Allora per non essere bocciata bisogna abbassare il livello e dare a ciascuno secondo le proprie capacità. Questo nessuno strumento tecnologico riesce a dire che cos'è. Lo fa solo la persona che si mette a tavolino e scrive una programmazione con il suo percorso, come si deve fare, cioè fa didattica. Ecco perché nella scuola, a mio avviso, il governo e qualunque governo, destra, manca, dritto, non importa, tutti dovrebbero avere a cuore l'educazione, perché l'educazione è la base del futuro. Per cui bisogna dare agli insegnanti e a quelli che sono nella scuola, a partire dai dirigenti delle parti più alte, bisogna dare istruzione, bisogna dare formazione, e la formazione la si fa insieme, riflettendo sui problemi della didattica, su come i bambini imparano la lettura, la scrittura, contare e stare insieme. Perché se noi insegniamo a stare insieme adesso che sono a scuola, che sono in un contesto come questo, protetto, nel senso che è protetto dall'insegnante, protetto dall'ambiente, protetto, quando saranno fuori e non avranno questa protezione, come faranno a stare con gli altri che adesso sono neri, parlano in arabo, sono così, sono quella? Noi italiani, anche noi siamo cambiati, abbiamo tanta aggressività. Come si fa a stare insieme? Ecco, noi l'abbiamo fatto per i bambini handicappati. Quando escono dalla scuola dell'obbligo, terza media, non devono essere delusi, ma devono essere capiti. Non devono fare niente, ma devono entrare e il laboratorio protetto. Quello è quello che abbiamo fatto, è quello che facciamo con i nostri bambini. Abbiamo bambini handicappati gravi e l'handicappato grave si vede sulla carrozzina a rotelle, non fa bene, non è bravo, non cammina, cioè. Ma altri bambini che camminano e che ti guardano e non riescono a capire chi siamo, cosa vogliamo da lui. Questi bambini sono handicappati, sono i Gianni che vengono bocciati. Ecco, allora la scuola dell'obbligo, quando io dico non dovrebbe bocciare, non è vero che non può fermare un ragazzo, può dargli di più, ma allora se tu fai ripetere un anno, fai ripetere quello, glielo fai ripetere, facendo cose diverse, ecco il laboratorio. Ecco la possibilità di trovarsi insieme agli altri e di crescere a livello sociale, proprio lo stare insieme. È tanto difficile. Noi adulti stiamo insieme con gli altri perché abbiamo degli schemi, abbiamo dei filtri. I bambini non hanno filtri e quando stanno insieme capiscono che cosa devono fare, come va fatto. Ci vuole una persona come lei, come Bruna, come tante maestre
che ho conosciuto e che hanno capito che la scuola è la scuola di tutti ed è la scuola della formazione. Quindi quando io l'ho letto, sono partita da questa frase che lei ha detto, che impara dai bambini e dovremmo imparare sempre anche noi adulti, perché siamo genitori sempre, educatori sempre. Questo è il messaggio che io vi lascio e che ho visto come aprendo il libro, mi è parso che questo messaggio uscisse, no? Da questa semplicità dei bambini, che è una semplicità che non è da benaggine, ma è una semplicità di chi vede le cose con leggerezza, con gioia e che ha stupore. Quindi io vi invito ad uscire di qua guardando le cose con stupore. Il cielo, le nuvole, la terra, la macchina, quando sale in macchina, cioè il meccanismo che fa andare le cose, ci rende gioia, ci rende stupore. Io prima ho guardato dentro nella vostra biblioteca, questa biblioteca bellissima, e ci sono delle battute belle, bisogna sapere ridere, bisogna sapere raccontarci le cose e ridere e anche ridere di noi. Ecco, Mirella ci è riuscita perfettamente. Io la ringrazio tanto di avermi chiamata, perché si ricorda della sua vecchia direttrice, che con lei è cresciuta un po' e insieme abbiamo lavorato molto bene ed è stato un messaggio che è andato avanti tutti gli altri anni. Quando lei è venuta a Schio, è andata via, noi abbiamo continuato e sulla sua strada, quella della Bruna, quella della Pina, cioè, abbiamo continuato, quella di Alberto, abbiamo continuato a camminare. E quando ho lasciato i miei docenti ho detto: fate come Don Milano. Allora, grazie a Lidia. Intanto, ho visto che ci ha raggiunto Bruna, Bruna è stata la mia collega di Amazon e con lei ho fondato il giornalino per noi, era un bimestrale, l'abbiamo fatto per 3 anni quasi, è stata un'esperienza bellissima tra Schio e Tiepolo. Ringrazio anche un altro collega con cui ho un'avventura particolare, che è Stefano Tomasoni, perché da una vita è quel signore lì, vedi, Lidia, ecco, e io e lui abbiamo cominciato come giornalisti insieme e abbiamo, ho questa strada parallela che proseguo con lui. Adesso noi scriviamo su Schio Mese, abbiamo scritto insieme sul Gazzettino, sui giornali di Vicenza, facciamo questo percorso insieme. Ringrazio anche il sindaco di Schio che ci ha raggiunto insperatamente, grazie, finita, non so se vuoi dire qualcosa, se no lascio la parola ad Elena che legge. Stefano, tu vuoi dire qualcosa? Elena? Vieni pure. Elena fa parte della compagnia di prosa. Sì, sì. Volevo chiedere, ma la scuola di Don Milano era una scuola alternativa, tipo steneriana, oppure era una scuola normale? Una scuola normale, solo che lui ha detto: io non voglio essere normale, non voglio fare quella roba lì, perché qua vengono i figli dei contadini, i figli che non sanno nulla, che non parlano neanche, beh, a parte la Toscana, gli parlano sempre l'italiano, ma non sapevano nulla questi bambini e sarebbero stati tagliati fuori perché erano troppo in quota, troppo... cioè lui ha trovato nella sua, nel suo allontanamento dalla, della furia che lo ha allontanato perché lui già pensava a queste cose, ha trovato invece una forza che voi chiamate un'illuminazione, che gli ha dato la possibilità di istruire questi ragazzi e di dargli in mano degli strumenti. Il primo strumento è la lingua, li va a mandare in giro in Inghilterra, tanto da imparare, perché dice chi sa 100 parole e chi ne sa 10, fra 100 e 10 vince sempre chi ne sa 100. Ed è così anche adesso. Se c'è qualcun altro, se no lasciamo la parola a Elena che legge qualcosa. Tutto a leggere perché è scritto molto dominato. 20 settembre, attenzione ai lacci. A 6 anni i bimbi dovrebbero sapere come si allacciano le scarpe, ma non è un'abilità scontata. Tante colleghe si arrendono e chiedono di portare scarpe di ricambio con gli strap oppure calze antisdrucciolo per i giochi in palestra. Se infatti si conteggia il tempo impiegato per raggiungerla mantenendo una parvenza di filo ordinata, quello per togliere le scarpe, aprire il sacchettino con quelle di ricambio, infilarsi le altre scarpe e raggiungere l'uscio tanto ambito, sistemandosi poi in fila a terra, oltre mezza lezione è già andata.
Così si opta per un compromesso. Si suggerisce alle mamme di far indossare le scarpe con i lacci quando non c'è la necessità di cambiarle. Sembra impossibile, ma si slacciano spesso anche i doppi nodi e i piccoli zuppano qua e là con il rischio di rompersi l'osso del collo. Se non trovano qualche impegno, compagno che ha già acquisito l'ambita abilità che farsi addirittura genetica. Oppure, se le maestre, mosse a pietà, non gli danno una mano a sistemare i lacci. Mattia pareva senza immediate speranze. Rinunciava in partenza a dimostrare la sua motricità fine e a ritirazione mi allungava il piede, chiedendomi con gentilezza tra uno sputo di mollica e Nutella e un altro se potevo provvedere alla sua incolumità. In questi giorni l'ho sempre fatto, ma gli ho anche suggerito, continuo, come fare da solo, perché l'autonomia va conquistata. Alla ricreazione di oggi è arrivato urlante e trionfante: «So allacciarmi le scarpe! So allacciarmi le scarpe!» Bravissimo! Finalmente non era proprio così difficile, vero? No, ma io sono contento soprattutto per te, maestra. Per me e perché io le scarpe me le allaccio da un po', sai. Lo so, maestra. Però, vedi, mi faceva schifo vedere che allacciavi le mie sempre subito dopo che i lacci erano finiti nel buco della turca. '25 settembre, le comandi. Tempo a pochi giorni e piccoli si affiatano fin troppo, formando gruppuscoli sovversivi che possono a ricreazione interagire anche violentemente fra loro. Non solo a ricreazione, anche in classe, quando si capisce che le sbraitate della maestra spesso sono un innocuo sfogo per manifestare la frustrazione dell'essere considerata parte dell'arredo scolastico. I maschi tendono a disturbare più rumorosamente, ma le femmine, che chiacchierano, non si arrestano di fronte a nulla. Si possono richiamare più volte, però il risultato è sempre lo stesso. Dopo un piccolo momento di stupore, che interrompe la conversazione per frazione di un minuto, le bimbe ricominciano, prendendo quelle lunghe chiacchierate sulle tematiche più varie che da donne adulte effettuavano in pasticceria, al supermercato, al cinema, al teatro, al poste, eccetera, eccetera, eccetera. Emma e Luisa in questo sono già adulte e stamane di loro due non ne potevo proprio più. Insomma, finitela di chiacchierare come due comari. E Luisa, desiderosa di chiarimenti, dice: «Maestra, io non so cosa sono le comari». Emma, che oggi come domani vuole e vorrà sempre l'ultima parola, risponde: «Io invece lo so, Luisa. Sono due donne che vanno al mare assieme e ci andremo anche noi due». Su questo non nutro alcun dubbio. '14 ottobre, è amore. I bambini vivono grandi amori, ma proprio grandi, tanto da meritare rispetto e comprensione. Mattia è innamorato di Luisa dal primo anno della scuola dell'infanzia. È fedelissimo e con tutta probabilità se la sposerà, perché è ricambiato. Non succede spesso. A questa età c'è chi è innamorato perso e non lo fa sapere all'altro, tenendosi dentro un sentimento puro e grande, spesso con una delusione altrettanto forte. Mattia però si distrae troppo a guardare Luisa e non è mai attento alle spiegazioni. È intelligente e mi dispiace che non apprenda solo perché è sempre girato a fissare lei in una lavagna. Quindi l'ho richiamato. «Insomma, Mattia, ti vuoi girare verso di me? Non sono bella come Luisa, ma cerca di fare uno sforzo». La frase mi è proprio scappata e alcuni compagni hanno riso di lui, che però, imperterrito, si è giustificato ad alta voce. «Cosa vuoi, maestra? Quella donna mi fa impazzire». Ecco, adesso lo sanno proprio tutti, ma Mattia è innamorato e giustamente non se ne preoccupa. '8 novembre, libertà contagiosa. In classe nostra c'è un angelo che ogni tanto ci viene a far visita. Precisamente compare la prima mezz'ora di lezione e ci saluta alla fine della mattinata.
è Viviana, bimba autistica, inserita da noi. Ci fa crescere umanamente ogni giorno, è cercata dei compagni che si turnano per stare con lei in ricreazione. Riesce a guardarci con occhi che sanno dire molto. Interagisce con semplici attività. Stamattina con la collega insegnante di sostegno abbiamo deciso di soffiare bolli di sapone in cortile, tutti insieme. I piccoli parevano farfalle, leggere e colorate. Inseguivano le fragili sfere luminescenti con una gioia contagiosa. Tanto che anche Viviana tentava di afferrare quelle bolle, delicate come lei. Giovanni, acuto osservatore e potenziale poeta, stava seduto sul muretto perché aveva corso fin troppo. Mi ha chiamato per dirmi piano piano: guarda maestra, com'è libera Viviana. Oggi fa sentire più liberi anche noi, vero? Chi non crede nella ricchezza della diversità si ricreda di fronte a chi, a contatto con la stessa, si sente ancor più libero. '27 novembre, Ebony and Ebony. Se non fosse perché manca meno di un mese Natale, oggi non ci sarebbe stato nulla di positivo nella giornata scolastica. Pioveva fuori e sembrava piovere pure in aula. Tutti sentivamo un umidità dentro da farci sognare spiagge lontane. Ho permesso ai piccoli di alzarsi per guardare dalla nostra grande finestra il mondo che piangeva. Poi ho chiesto di chiudere gli occhi e immaginare di essere al mare a nuotare. In un eccesso di fantasia qualcuno mi ha pure detto che l'acqua era bella calda. Ah, bimbi, che voglia di sole! Sono così bianca che sembro una mozzarella. È intervenuto Teo, ghanese, nero che più nero non si può, e con il profondo desiderio di cambiare il colore della pelle per uniformarsi ai compagni. Maestra, tu sei tanto bianca e io sono tanto nero. Facciamoci un favore. Io controllo tutti i giorni se tu diventi un po' più scura. Tu però osserva bene se divento chiaro. Mi raccomando. Com'è vero che la speranza è l'ultima a morire, sia per te che per me. '6 marzo, fisico. Da qualche giorno Alessia mi osserva con fare circospetto. Poi si gira dall'amichetta e nega, con la sua testolina riccia. E sempre impegnata a chiacchierare, tentando di non essere scoperta. Di lei vedo in pratica solo la nuca. La faccia non mi è concessa. Dovrò pensare a qualche strategico spostamento, pena il torcicollo suo e il senso da sotto impotenza mio. Alessia, mi spieghi perché sei sempre girata? Vuoi stare un po' attenta, per favore? Sì, sì, maestra, sì, sì, farò la brava, perché mi fai pena. Ah, beh, grazie per la considerazione. E perché ti faccio pena, scusa? Perché parli tanto e ti consumi la voce. Vero? Vabbè, solo quello? Beh, perché sollevi tanti pacchi di quaderni e ti stanchi. Beh, in effetti qualche volta viene mal di schiena. E poi perché qualche volta urli con tutto il fiato che hai in gola. Poverina. Vabbè, scusa, ma tutto questo che c'entra col fatto che ti giri di continuo dalla tua amica del cuore? Vedi, stavo quasi decidendo di fare la maestra da grande, ma penso proprio che cambierò idea. L'ho detto anche alla mia amica. Troppa fatica. Ci vuole fisico. È chiaro. Mondo piccolo, quando il colore è sempre rosa, quando il sorriso è uno e sincero, quando la rabbia svanisce in un facciamo pace, quando il panino si spezza a metà con chi non ce l'ha, quando ogni semplice fiore fa sbocciare il desiderio di donare, quando c'è gioia nel corrersi incontro e spontaneità nell'abbraccio sincero, quando si divide anche il pianto, quando ogni animale è un amico,
quando gli oggetti più cari hanno un'anima, quando ogni altro è vicino, quando tutti sono bravi in qualcosa, quando una campanella segna una vera festa, allora il mondo è piccolo, sta tutto in una tasca, variopinto come una biglia che solo un bimbo sa guardare, provando meraviglia. Grazie per la pazienza, per tutto. Il comune di Isola ha offerto un piccolo aperitivo. Come? Vieni, Stefano. Allora, invitato a dire due parole, volentieri, ecco, le dico. Io mi sono portato dietro in realtà l'articolo che ho già scritto per recensire il libro su Schiamese. E quindi solo due pensieri. Diceva poco fa Mirella che noi abbiamo avuto un percorso parallelo, giornalisticamente parlando. Effettivamente ricordo quando all'inizio degli anni Ottanta, appena uscito, insomma appena iscritto all'università, sono andato a casa sua a chiedere cosa dovevo fare per cominciare a scrivere qualcosa sul giornale di Vicenza. Lei in realtà non c'era spazio sul giornale di Vicenza, mi ha dirottato al Gazzettino e ero bussato a casa di Paolo Zani, che mi pare, eccolo qua, è anche lui giornalista di Schio, e mi ha dato la prima occasione di scrivere. Da lì poi ci siamo ritrovati con Mirella sul mensile Schio per 25 anni, e adesso, sempre grazie a Paolo Zami, su Schiomese, che è un mensile dentro a Lira e Lira, il quindicinale dell'Alto Vicentino. Ecco, questo per dire, forse, che ci conosciamo da una vita, sì. Ma non era questo, forse per dire che Mirella da una vita, cioè da una vita, insomma, una vita professionale, insomma, prima di me, perché ha cominciato credo ancora a 17-18 anni a scrivere, coltiva questa passione per la scrittura, per il giornalismo e per il teatro insieme, perché poi in realtà la sua caratteristica giornalistica è quella di aver scritto molto spesso di teatro e di spettacoli. Nel frattempo, come abbiamo sentito, sappiamo tutti, ha fatto altro, perché nel giornalismo locale bisogna fare altro, non è che si vive di questo, e nel suo caso ha fatto la maestra, che è la sua prima vita, la sua prima passione, forse anzi direi nel caso delle maestre, ce ne sono alcune presenti qui, la sua prima missione. Non può stupire dunque, direi, se adesso, con un certo, io dico, colpevole ritardo, bisogna dirlo, arriva a mettere insieme queste sue due vite, ecco, quella di maestra e quella di scrittrice, di giornalista. E lo fa con questo suo primo libro, ovviamente dedicato alla scuola, o meglio ai bambini, alle generazioni di bambini che sono passate nelle sue classi e che lei ha visto crescere e ha accompagnato in questa crescita. Con quell'amore che abbiamo sentito anche della signora Lina Cattelano, hanno solo le vere maestre, le maestre diciamo nate per esserlo. Ecco, la scuola elementare, persone come loro se la portano dentro tutta la vita, perché sono i luoghi e gli anni dove l'hanno vissuta, dove hanno visto appunto crescere questi bambini. Lo stupore l'ho sentito uscire più volte, sia appunto dalla signora Cattelana che credo anche da Mirella, sono arrivato un po' dopo. Lo stupore è quello che emerge da questo libro, è una delle cose più belle, la meraviglia e la spontaneità, no, di questi bambini che ci raccontano tanto e che escono da queste pagine, come direi la vera meglio gioventù, cioè i migliori esseri umani alla fine sono loro, perché i maestri alla fine lavorano con quella che è la parte migliore dell'uomo, no? Dell'umanità, quella che non è ancora diventata cinica e non è diventata opportunista, non si è intuita come necessariamente lo facciamo da adulti.
E quindi niente, direi questo è un ideale, è stato detto, un ideale diario quotidiano di un anno scolastico, che alla fine ci dice cosa? Credo che i bambini, è stato detto anche questo, sono sempre ogni giorno una scoperta. E non sono, lo dice Mirella nel libro, non sono mai noiosi, perché non si esprimono con quei filtri che abbiamo noi e che purtroppo necessariamente, ripeto, acquisiranno anche loro crescendo. Ci dice quindi che dai bambini possiamo imparare tante cose, tante piccole cose che ci regalano, e cose che però sta a noi poi cogliere e interpretare per farle diventare grandi. Ecco, io non ho altro da dire, ringrazio Mirella anche per l'opportunità che finalmente ci ha dato di leggere un suo libro. Queste sono le sue stoccate. Si sente? No, ho detto Stefano dà queste stoccate, in realtà io non ho scritto prima anche perché non ho avuto tempo, cioè c'è poco da fare. Magari più lei ha avuto un po' di più. Ecco, allora io ringrazio tutti. Il signore deve chiudere. Sì. Scusate, finché lui è preciso che tutti i nomi logicamente sono stati cambiati o scambiati per ragioni di privacy. Bene, grazie intanto per la vostra partecipazione. Ringraziamo ancora Lidia Capellani e Dazzotto e anche qui il giornalista Stefano Tommasoni che gentilmente ha fatto un suo intervento. Non nascondo che ho sempre avuto invidia anche della professione di mio padre, ma anche della vostra, perché ritengo che sia una delle più belle, ma anche nello stesso tempo difficoltose. Un po' come essere genitore. Come essere genitore, giusto? Esattamente. E grazie per questa bellissima chiacchierata. Scusate, c'è il microfono che ha avuto dei problemi. Questo qua va bene. Oddio. Grazie per questa bellissima chiacchierata. Io vi invito in una sala qui adiacente per un brindisi assieme e vi invito anche caldamente a visionare le bellissime vignette, bellissime e graffianti, anche devo dire, vignette di uno dei disegnatori attualmente più apprezzati in Italia e anche in Europa, che è Eugenio Santapiero, attivo di Genova ma oggi residente in provincia di Treviso. Ricordo che alle 20:30 Profumo di Carta prosegue con un incontro con l'ingegner Matteo Salin, uno dei più grandi esperti di informatica e nuove tecnologie. Affronteremo insieme a lui le più recenti e più evoluzioni nella comunicazione su internet. Un grazie ancora a tutti per la partecipazione. Vedo qua ci sono dei volumi disponibili per l'acquisto che poi Mirella gentilmente ci autograferà, penso, no? Ben volentieri. Grazie a tutti.